Cari amici del Volto del Ring, benvenuti nel video di recensione di WWE WrestleMania 38, notte numero 2. Partiamo subito col primo match della serata, Triple Threat Tag Team Match, valevole per i titoli di coppia di Raw, quindi campioni in carica, gli Archi Bro, Randy Orton e Riddle, contro i Street Profits, contro l'Alpha Academy. A vincere la contesa e a conservare le cinture sono stati proprio gli Archi Bro, al termine di un match davvero molto bellino, che è durato il tanto giusto ed è stato bello frizzante, dall'inizio alla fine. Vittoria più che meritata per Orton e Riddle, che ragazzi, dopo tutto quello che hanno fatto e dimostrato nel corso dell'ultimo anno, meritavano assolutamente di conservare le cinture, decisamente. Vedere ancora i Street Profits campioni, oppure l'Alpha Academy di nuovo campioni, non so quanto senso avrebbe potuto avere, ecco, quindi meglio che i campioni siano rimasti Orton e Riddle, decisamente. Adesso passiamo all'incontro seguente. Bobby Lashley contro Omos, match che è stato organizzato all'ultimo di fatto, nell'ultima puntata di Raw pre-WrestleMania. Il match è stato anche abbastanza breve, però comunque ha avuto dei bei scontri ad alto impatto, ecco. A vincere la contesa, con il mio grande stupore, è stato Bobby Lashley, che alla fine è riuscito ad abbattere Omos. Resta da capire adesso come gestiranno Omos. Probabilmente ci sarà una rivincita tra di loro. Però, ragazzi, sappiamo benissimo cosa succede agli atleti con la stazza di Omos quando perdono la loro imbattibilità. Quindi o viene messo a jobbare oppure si trova un modo per rilanciarlo in qualche modo. Io sinceramente avrei fatto vincere Omos per farlo continuare ancora un pochino con questo status da imbattuto. Però va bene anche così, dai, non è malaccio come risultato. Ripeto, sono curioso di capire adesso come verrà gestito Omos. Spero che venga gestito sempre bene, ecco, comunque in modo intelligente. Comunque dai, il match dai, è andato, vai, è andato, circa 6 minuti, più o meno. Poi passiamo al match fra Johnny Knoxville e Sami Zayn, Anything Goes Match, quindi un match senza count-out, senza squalifiche, è durato poco meno di un quarto d'ora, e ragazzi, questo match di wrestling non ha avuto praticamente nulla, però è stato divertentissimo, è stato pieno di momenti trash, alla fine, per forza di cose, Sami Zayn ha perso. Io speravo che vincesse, però ragazzi, insomma, abbiamo capito ormai che la gestione di Sami Zayn è quella. Io spero sempre che un giorno il team creativo riesca a ravvedersi, a organizzare qualcosa di più per Zayn, però non lo so, ragazzi, a questo punto non ci spero più di tanto, ecco, staremo a vedere. La contesa comunque è stata divertente, tutto sommato, uno di quei momenti trash che ci sono stati ha fatto ridere e divertire da questo punto di vista. Quindi a volte a WrestleMania bisogna anche passarci sopra queste cose, non bisogna sempre guardare l'aspetto del lottato, ma anche quello dell'intrattenimento, perché il match comunque mi ha saputo intrattenere, mi ha fatto divertire in qualche modo, quindi tutto sommato è stata una contesa carina, ecco, io la vedo così da questo punto di vista. Poi passiamo al match Fatal 4-Way Tag Team, valevole per i titoli di coppia femminili da WWE. Questo match addirittura è durato paradossalmente meno di quello tra Knoxville e Zayn, perché è durato poco più di 10 minuti. Avevamo le campionesse in carica, quindi Zelina e Carmella, contro Sasha Banks e Naomi, Rhea Ripley e Liz Morgan, Natalia e Shayna Baszler. A vincere e a diventare le nuove campionesse sono state Sasha Banks e Naomi. La contesa è stata fatta nel miglior modo possibile. Qua non vedo sbavature, non vedo imperfezioni, perché questo match poteva uscire una porcheria, perché comunque ha dato l'elevato numero di atlete sul ring, o meglio, ha dato l'elevato numero in generale di atlete nella contesa, poteva magari scappare qualche botch, qualche errore evidente. Invece vedo che tutte le atlete, dalla prima all'ultima, non hanno affatto sfigurato, anzi, hanno tirato fuori una prestazione davvero ottima. Questa cosa alza ulteriormente la qualità della divisione di coppia femminile. Poi la vittoria di Sasha e Naomi aumenta il prestigio delle cinture. Quindi adesso l'asticella si alza della qualità, della competizione. E quindi mi auguro che le prossime contese con le cinture di coppia in palio possano essere davvero emozionanti. Perché comunque atlete come Sasha e Naomi possono solo fare grandi cose. Staremo a vedere poi nel post WrestleMania se la divisione femminile verrà rimpolpata ulteriormente con qualche new entry da NXT, perché ragazzi, veramente, dopo questa contesa, quella pill che non avevo per i titoli di coppia femminili, magari un pochino adesso
è aumentato, ecco, c'è già un pochino più di appeal, quindi buona vittoria e buona contesa, mi è piaciuta, sì. Poi passiamo al match più lungo della serata, quello fra Edge e AJ Styles, Dream Match, che alla fine è diventato realtà. Questo match, appunto, è stato lungo, bello combattuto, ha vissuto di attimi magari un pochino dormienti, dove gli atleti si vedeva che comunque erano in modo evidente affaticati, però comunque sono usciti a regalarci una contesa davvero pazzesca, colpi a destra e sinistra. Alla fine Edge è riuscito a vincere, ma in modo sporco, perché Styles, al momento di eseguire la sua gomitata dinamica dall'apron, è stato distratto dall'arrivo di Damian Priest. Io all'inizio ho pensato: ma che ci fa Damian Priest? Alla fine Styles, per colpa di questa distrazione, ha perso, quindi Edge ha vinto in modo, diciamo, sporco. Al termine del match, Priest ed Edge hanno esultato assieme e se ne sono andati via assieme. Quindi diciamo che questo finale ha avuto un senso, perché comunque un dream match tra due atleti pazzeschi come Styles ed Edge era giusto che finisse così in modo sporco, perché magari questa cosa può lasciare tutto aperto per un'eventuale rivincita, o adesso o in futuro. E poi entrambi hanno uno status e hanno comunque una carriera talmente gloriosa che in effetti farlo finire in modo sporco ci sta, così non macchia lo status né dell'uno né dell'altro. E poi vediamo a cosa porterà quest'unione qua fra Edge e Priest. Chissà, magari che non possano essere loro, magari coloro che toglieranno i titoli di coppia ad Arcade Bro in futuro. Non lo so, staremo a vedere, però è curiosa come cosa, è curiosa. Quindi sono molto curioso di vedere stanotte Raw per capire se ci saranno sviluppi o se ci sarà una rivincita, perché se ci dovesse essere una rivincita, a Styles servirà assolutamente un alleato. Però non lo so, secondo me può anche bastare così. Dunque, passiamo poi al prossimo incontro che, ragazzi, è durato 1 minuto e 40, che dire, Sheamus e Ridge Holland contro il New Day. A vincere sono stati Sheamus e Ridge Holland, il match, ragazzi, incommentabile. Però c'è da dire una cosa, questo match è stato fortemente condizionato nella sua durata per via dello scarso tempo a disposizione per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento. Perché se vi ricordate, questo match doveva disputarsi nella notte 1, dovevano combattere proprio ieri. O meglio, l'altro ieri, vabbè, comunque dovevano combattere sabato notte, non c'è stato tempo, non c'era proprio tempo materiale, non c'era tempo tecnico, quindi il match è stato spostato alla notte 2, però a quanto pare anche nella notte 2 c'era davvero poco tempo a disposizione e quindi alla fine hanno messo in piedi un match che è stato molto rapido, frizzante, così, insomma, le migliori manovre fate tutte subito, in fretta e furia, quindi il match è ingiudicabile. Comunque, vittoria per Sheamus e Ridge Holland. Che dire, non so, al New Day in assenza di Big E serve assolutamente un alleato per fare magari una bella rivincita in formato Six Man Tag Team, perché nel finale di match Bacio, ovvero Pete Dunne, stava aggredendo i beniamini del pubblico e quindi, ragazzi, questa cosa ci fa capire che serve assolutamente un trio per contrastare quello di Sheamus, Holland e Bacio. Chissà, staremo a vedere cosa succederà. Poi passiamo al match fra Pat McAfee e Austin Theory. Questo match è stato bellino, non è durato tantissimo, una decina di minuti, però mi è piaciuto, è stato bello frizzante, bello combattuto. A vincere è stato Pat McAfee. Mi è piaciuto il finale perché comunque è stato un finale non di quelli netti, ecco. Lo schienamento di Pat McAfee è avvenuto a seguito dell'evasione dalla mossa finale di Theory, è riuscito a ribaltarla, l'ha intrappolato con questa sorta di roll up 1-2-3, quindi la sconfitta non macchia affatto lo status di Austin Theory, quindi una sconfitta che ci sta, una sconfitta indolore. Bel match. Subito dopo, ragazzi, Pat McAfee ha sfidato Vince McMahon, che era lì a bordo ring per sostenere il suo pupillo Austin. Vince alla fine ha accettato, quindi, ragazzi, è partito subito il match fra Vince McMahon e Pat McAfee. Questo match è durato meno di 5 minuti. Diciamo che io l'ho visto molto in chiave trash questo match, perché è stato un qualcosa di esilarante, tutta la scena che ha portato al sancire il match e fino a poi al match stesso. Ecco, è stato un qualcosa di bizzarro. Quindi ovviamente ingiudicabile l'incontro. L'incontro l'ha vinto Vince McMahon. E poi, ragazzi, altro momento pazzesco, perché subito dopo la vittoria di Vince è arrivato Stone Cold Steve Austin, che lo ha mandato KO con la Stunner, quindi, che dire, momento super, un bel WrestleMania moment di quelli pazzeschi. Mi è piaciuto tanto, mi ha fatto divertire tantissimo. E poi alla fine si è beccato una Stunner pure Pat McAfee, ragazzi, che dire, pazzesco, pazzesco, veramente.
È stato un qualcosa di esilarante. Adesso veniamo al main event, dove c'erano in palio sia il titolo WWE che quello universale, quindi il campione in carica universale Roman Reigns contro il campione in carica WWE Brock Lesnar. Questa contesa è durata meno di un quarto d'ora. Diciamo che a livello di qualità di lottato e anche proprio di durata del match, restiamo sempre sulla scia degli altri match che Roman e Brock hanno disputato in passato, quindi non abbiamo visto nessun tipo di evoluzione né sul lottato né a livello di durata. Il match era sempre quello, match comunque ad alti regimi, dall'inizio alla fine, tanti suplex, Superman Punch, F5, Spear, il solito match tra Brock e Roman, diciamo. Onestamente sono rimasto un pochino deluso, perché per come è stato pubblicizzato l'evento, o meglio, per come è stato pubblicizzato questo match, io mi aspettavo davvero che fosse quel match dove magari i due atleti si sarebbero avrebbero dato qualcosa in più, ecco, sarebbero un pochino spinti oltre. Invece sono rimasti lì nel solito range, diciamo. Però diciamo che ci sarebbe una piccola spiegazione da fare, perché praticamente nel finale di match Brock Lesnar stava sottomettendo Roman con la Kimura Lock. Poi Paul Heyman, diciamo che ha aiutato Roman in qualche modo a fargli raggiungere con la mano le corde per interrompere la sottomissione. Dopodiché Brock ha provato l'F5, non ci è riuscito. Ennesima spia di Roman, 1-2-3, Roman vince ed è il nuovo campione unificato. Io appunto, dopo aver finito di vedere il pay-per-view, sono rimasto un pochino deluso, perché ho pensato, boh, io mi aspettavo qualcosa di più, quel qualcosina, no? Sembrava che mancasse qualcosa, però vedendo un pochino le news mi sono accorto che a seguito della Kimura Lock di Brock, Roman si è procurato una brutta lesione al braccio, quindi secondo me il match è stato un pochino bruttino e deludente sotto questo punto di vista, proprio per questo infortunio di Roman in quella fase avanzatissima del match. Secondo me questa cosa potrebbe aver costretto entrambi gli atleti a dover accelerare magari il ritmo, accelerare e quindi saltare certe parti magari del copione per giungere subito alla conclusione nel più breve tempo possibile. E quindi alla fine Roman doveva battere Brock e lo ha fatto magari prima, anziché magari farlo dopo, che ne so, altri 10 minuti di combattimento, altri 5 minuti, non so. Secondo me il match è stato un pochino condizionato e alterato da questo infortunio. Non so se Roman sarà costretto a rendere vacante le cinture, ma spero e credo di no. Però bisogna capire l'entità dell'infortunio, soprattutto di questa lesione qua, perché il prossimo pay-per-view è Backlash e sarà l'8 maggio, quindi c'è poco più di un mese di tempo. Però ragazzi, con questi infortuni non si scherza, non si gioca. Quindi cercheremo di capirne di più nelle prossime ore, nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Mi auguro che questa cosa non impedisca a Roman di apparire già stanotte a Raw e poi venerdì a SmackDown, perché comunque adesso che lui rappresenta appieno la federazione con entrambe le cinture massime, sarebbe davvero un peccato non vederlo o vederlo magari pieno di fasciature. Non so, staremo a vedere. Quindi il main event, diciamo che lo giudico buono proprio da questo punto di vista qua, perché c'è stata questa problematica qua che secondo me ha condizionato un incontro che magari poteva essere ancora più bello. Ma ragazzi, va bene, va benissimo così. Voto generale all'evento, direi lo stesso voto della notte 1, quindi un 9 su 10. Questa notte qua comunque mi ha fatto divertire lo stesso, in modo uguale, assolutamente. Le contese sono state comunque tutte quante belle. Poi ci sono state contese magari con poco lottato, però tanti momenti trash, divertenti, però ragazzi, parliamo di sport, intrattenimento, quindi a livello di sport e a livello di intrattenimento io mi sono divertito e mi è piaciuta questa WrestleMania. In generale, sì, davvero una delle migliori WrestleMania degli ultimi anni, devo dire, proprio bella, 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 perché magari molti giudicano male l'evento perché guardano solo ai nomi, ai risultati e alle card. Ma bisogna, secondo me, guardare in generale a ciò che viene offerto, al prodotto che viene offerto. Il prodotto fa divertire, intrattiene, interessa. Sì, a me è piaciuto. Per come l'hanno proposto, a me è piaciuto. Bisogna anche smetterla con questa cosa di avere sempre alte aspettative, rimanere delusi se non fanno chissà che cosa. Perché adesso sembra che al giorno d'oggi ogni evento debba essere ultra stratosferico, altrimenti non va bene, altrimenti il voto dell'evento deve essere brutto, bisogna sparare merda e tutto quanto. Ragazzi, bisogna guardare quel che viene offerto. Il prodotto piace, diverte, intrattiene, sì, quindi basta, non lamentiamoci. Ci
ci siamo divertiti, sì, quindi non andiamo a recriminare o a cercare il pelo nell'uovo. Questa WrestleMania è stata bella, ci ha offerto una buona dose di intrattenimento e di lottato e a me è piaciuta. Quindi voto generale poi a tutta la WrestleMania 9 su 10, assolutamente. Poi abbiamo visto cose esilaranti, incredibili, Vince McMahon che lotta, Stone Cold che lotta, il grandissimo ritorno di Cody Rhodes. Ragazzi, ne abbiamo viste di tutti i colori, è stata una WrestleMania bellissima, non c'è altro da dire. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuta anche a voi. Poi, se non vi è piaciuta, pazienza. Grazie mille a tutti quanti per aver partecipato e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo video. Grazie ancora a tutti. Ciao!